Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Tableau. Oggi vedremo quali opzioni e comandi ci mette a disposizione Tableau per la formattazione. Apriamo il nostro file sample Superstore Europa, lo apriamo da qui sotto così avrà delle formattazioni già fatte sui metadati che possiamo andare a cambiare. E prima di tutto creiamo una tabella. Prendiamo la nostra gerarchia dei prodotti, apriamo categoria e sottocategoria, prendiamo la regione, la mettiamo nelle colonne e mettiamo le vendite qua nel testo. Ora, per aprire il pannellino delle formattazioni, possiamo andare qui nel menu Format e scegliere direttamente il carattere, l'allineamento, il colore delle colonne, delle righe, i bordi oppure le linee, oppure se vogliamo andare a fare una modifica direttamente su un campo, possiamo cliccare con il tasto destro e scegliere Format e ci verrà già aperta la sezione specifica. Se voglio modificare qui gli header, vedete che mi apre già direttamente la sezione del menu specifica. Ora chiudiamo, apriamolo qua dal menu. Allora, qua in alto abbiamo quest'icona che serve per andare a aprire il pannello che riguarda il font, quindi il carattere, il colore, grassetto, corsivo, sottolineato, la dimensione. Questa seconda icona riguarda l'allineamento del testo, quindi al centro, a sinistra, a destra. La terza icona riguarda il colore, diciamo lo sfondo delle celle, delle righe, delle colonne, i bordi e poi quest'ultima icona con il pennello invece riguarda le linee, quindi ad esempio le trend line, le linee di referenza, le linee degli assi. Ora guardiamo questi tab qua sotto. Allora, qualsiasi modifica venga fatta nella tab sheet avrà ripercussioni su tutto. Su tutta la tabella, quindi se io dico che voglio dare agli header un colore rosso, se lo faccio da qui, gli header di tutta la tabella diventeranno rossi. Se lo faccio dal menu delle righe, riguarderà solo le righe. Se lo faccio dal menu delle colonne, riguarderà solo le colonne. Righe e colonne ovviamente si intende non quello che vediamo qui a video, potremmo ad esempio, sta subcategori, potrebbe sembrare che sia una colonna, invece è una riga perché noi l'abbiamo messa qua in riga. Possiamo anche andare a modificare direttamente solo un campo, se clicchiamo qui abbiamo l'elenco di tutte le misure, le dimensioni che abbiamo inserito all'interno della nostra visualizzazione, ad esempio la categoria. Voglio che sia scritto di azzurro, la regione la voglio scritta rossa e le vendite le voglio verdi. Abbiamo cambiato colore a ogni singolo. Dove vediamo che il nome di quello che stiamo andando a modificare in grassetto vuol dire che abbiamo apportato delle modifiche. Se clicchiamo col destro e clicchiamo clear, cancella tutto quanto. Se andiamo ad aprire, cancellare anche le altre cose che abbiamo fatto. Ok. Quando creiamo delle tabelle, solitamente Tableau di default ci mette questa alternanza di bianco grigio chiaro tra una riga e l'altra. Se vogliamo cambiarlo, possiamo cliccare qua sull'icona dello shading, andiamo su righe. E ad esempio vogliamo mettere, insomma, un grigio un pochino più scuro, avremo la sezione Pane che riguarda proprio il pannello dove ci sono i dati e l'header che invece è la parte con l'intestazione. Altra cosa interessante è il Band Size. Il Band Size praticamente ci permette di scegliere ogni quante voci andare a cambiare il colore. Quindi se mettiamo su 0 non abbiamo band size. Se mettiamo su 1 avremo un colore
per ogni singola voce, su 2 ogni 2 voci, su 3 ogni 3 voci, su 4 ogni 4 voci e così via. Il level, adesso noi ne abbiamo due perché abbiamo messo due elementi qui. Se mettiamo su uno ci colora il band size, sarà direttamente una categoria sì e una categoria no. Se mettiamo due, invece andrà a riguardare la sottocategoria. Se l'apriamo e mettiamo anche il produttore, vedete che il band qua il level si è trasformato in tre. Quindi se facciamo 1, il level andrà ad agire sulla categoria, una categoria sì, una categoria no. Se lo mettiamo su 2, andrà ad agire sulla sottocategoria, una sottocategoria sì, una sottocategoria no. Se lo mettiamo su 3, andrà ad agire sul manufacturer, quindi un manufacturer sì e uno no, uno sì e uno no, uno sì e uno Vogliamo ad esempio rendere dello stesso colore anche questo? Clicchiamo qua col destro, andiamo su Format e qui possiamo scegliere il nostro grigio. Stessa cosa per quanto riguarda i bordi. Anche qui, se eseguiamo una qualsiasi azione dalla tab Sheet, riguarderà tutto, quindi ad esempio vogliamo fare delle righe nere, anche qui abbiamo il level 1 o 2. Ok. Se invece vogliamo andare ad agire direttamente su una colonna, direttamente solo sulle colonne, possiamo dirgli che vogliamo nera la riga delle celle, vogliamo nero il pannello e vogliamo una riga nera nell'header. Ecco che andiamo sulle righe, vogliamo nera ogni singola cella, vogliamo la riga nera nel pane e anche nell'ether e abbiamo messo le righe ovunque. Se ad esempio andiamo a inserire i totali, possiamo anche specificare un colore diverso per le colonne dei totali. Noi abbiamo messo un grand total, quindi ad esempio vogliamo dire, i totali li vogliamo rossi e voglio rosso anche l'ether. Ed ecco qui che li avremo rossi. Ovviamente una tabella del genere va al di fuori di ogni regola del buon senso, però supponiamo ad esempio di voler fare una dashboard che abbia come colore di base un colore scuro, ad esempio il nero. Succede che se noi mettiamo una tabella bianca, facciamo perdere qualche diottria ai nostri lettori. Quindi cosa possiamo fare? Tutto togliere questo. Torniamo al nostro foglio di lavoro, cancelliamo tutta la formattazione che abbiamo fatto e possiamo strutturare tutta la formattazione e i colori perché si abbinino bene a uno sfondo nero. Andiamo su Format, Shading, scegliamo nero per tutto il foglio, poi chiudiamo un attimo, teniamo solo categoria e sottocategoria. Scegliamo un grigio un pochino più scuro. Poi vogliamo far cambiare colore al cambio di ogni categoria. Le righe vogliamo fare un pochino più scure. Idem per i divisori delle righe. E il grand total vogliamo mettergli
magari un font arancione, così un po' scuro, anche nel header, mentre il font e tutto il resto del foglio di lavoro lo facciamo, ecco qua, un grigio che non dà troppo fastidio agli occhi. Adesso apriamo la nostra dashboard scura e se inseriamo la nostra tabella si adatta bene. Cancelliamo questa dashboard e apriamo un nuovo foglio di lavoro e creiamo un grafico a barre. Mettiamo l'order date e le vendite. E mettiamo anche la regione, così avremo. La regione la mettiamo qui, così avremo tutti i dati che riguardano la regione centrale, tutti i dati che riguardano la regione nord e tutti i dati che riguardano la regione sud. Per quanto riguarda la formattazione dei grafici, possiamo aprire ancora il pannello della formattazione e andare sulle linee. In questo pannello qui abbiamo tutte le opzioni che riguardano i grafici. Possiamo ad esempio mettere o togliere le linee della griglia, possiamo decidere il colore e la dimensione degli assi, possiamo decidere anche il colore delle righettine in cui cambia il valore della nostra misura e in caso aggiungessimo, vogliamo mettere le trend line, se vogliamo cambiare il colore, vogliamo farle gialle, vogliamo farle rosse, possiamo farlo da qui. Possiamo in realtà anche cliccarci direttamente sopra, cliccare su format e veniamo portati direttamente in questo menu. Adesso togliamo le linee. Andiamo a vedere come funzionano le annotazioni. Tableau ci dà la possibilità di creare tre diversi tipi di annotazioni. Se clicchiamo col tasto destro in un punto qualsiasi del grafico, abbiamo qua il menu Annotate, abbiamo Mark, Point e Area. Questi tre tipi di annotazioni funzionano in modo differente. Mark in questo esatto istante è in grigio scuro, non è in grigio chiaro, non si può selezionare perché non abbiamo selezionato nessun Mark. Se io ad esempio volessi fare un'annotazione che riguarda solo ed esclusivamente questa barra, faccio annotate e abbiamo il mark. Abbiamo già tutti i dati che noi abbiamo inserito all'interno del nostro grafico, chiamiamolo annotazione mark. E se volessimo aggiungere qualsiasi altra cosa, possiamo o scriverlo a mano, esattamente come ho fatto io adesso, oppure se vogliamo inserire dei dati dinamici, possiamo cliccare qua su Insert e qui sotto abbiamo tutti i campi che noi abbiamo già inserito all'interno della nostra visualizzazione. Se io volessi, ad esempio, non so, far vedere anche dati che riguardano la quantità, prendo qua quantità, lo trascino nei detail e quando io adesso vado a modificare l'annotazione, avrò anche qua la quantità, potrò aggiungere così qua di fianco quantità ed ecco che ho la mia annotazione. Se clicchiamo col tasto destro e format potremo anche decidere come sono gli angoli, il colore di sfondo, se mettere o non mettere dei bordi, gli angoli se li vogliamo arrotondati oppure quadrati e se farlo finire con freccia aperta o
con un punto o con niente. Mettiamo un colore decente. E come potete vedere, se io voglio andare a spostare la freccia, non posso. Posso farla un po' più corta, un po' più lunga, ma rimane comunque sempre abbinata a questo mark. Perché? Perché questa qui è proprio un'annotazione sul mark specifico, quindi se io gli dico voglio un'annotazione su questa barra, lui da questa barra non si sposta. Se invece vogliamo fare un'annotazione qualsiasi all'interno del nostro grafico, possiamo annotare un punto. Scriviamo qua in alto annotazione point e vediamo che a differenza dell'altro, il point può essere spostato. Possiamo spostare la freccettina del point dove vogliamo. Questo perché? Perché mentre la notazione del mark è riferita a uno specifico mark del grafico, la notazione del point è riferita a una specifica coordinata asse x, asse y. Infatti, se io adesso andassi a mettere la regione nel filtro e eliminassi la regione centrale, che è quella in cui avevamo fatto il mark, vediamo che spariscono entrambe le annotazioni. Però, mentre una è sparita, quella sul mark, perché abbiamo tolto la regione di cui faceva parte, quella sul point in realtà è sparita soltanto perché eliminando, filtrando le altre due regioni, avevamo un massimo di 600.000 che si adatta automaticamente a 240.000 perché è il massimo valore che abbiamo nelle altre due regioni. Se noi diciamo, guarda, arriva fino a 700.000, l'annotazione sul punto la ritroviamo, perché è proprio un'annotazione che ha è legata a delle coordinate. Adesso togliamo pure il filtro, rimettiamo qua automatico. E vediamo l'ultimo tipo di annotazione, che è quello dell'area. Possiamo scrivere una qualsiasi cosa. Fate attenzione a questi due punti. Possiamo scriviamo in rosso, in grassetto. Ed ecco qui. Anche qui possiamo cliccare col destro, scegliere format, shading grigio scuro. Un'altra cosa interessante sono le label, le etichette. Se noi clicchiamo qui sull'icona ABC, ci vengono mostrate le etichette di ogni marca, di ogni barra. Se non andiamo a inserire niente nel quadratino qua label, ci viene mostrato in automatico il valore della misura che abbiamo scelto. Però noi, ad esempio, potremmo anche voler fare una visualizzazione che ci dà due informazioni. La lunghezza della barra ci dà qual è stato il dato sulla vendita e magari vorremmo mettere il profitto nelle label, quindi vendita circa 300.000. Profitto 37. Se clicchiamo qua su text, possiamo aggiungere quello che vogliamo. Dato. Dato sul profitto, due punti. Magari mettere in grassetto il titolo. Possiamo scegliere da che parte rivolgere il testo. Lo vogliamo dritto. Possiamo scegliere se inserire l'etichetta a tutti i marcatori,
solo nel momento in cui andiamo a selezionare, solo il minimo e il massimo. E se noi teniamo selezionato All, vediamo che in automatico Tableau disabilita questa opzione qui, permette alle label di sovrapporsi su una sull'altra. E lo fa perché in effetti non si capisce molto se si va, ad esempio potrei aprire qui e scrivere dato sul profitto andando a capo ogni parola, così viene più o meno delle stesse dimensioni della barra e a questo punto vedete che lui non ci nasconde più niente anche se noi deselezioniamo. Ora, creiamo un altro foglio. Selezioniamo square, quadrati, poi mettiamo la regione nel colore, la vendita nella dimensione, così avremo un quadrato che diventa sempre più grosso, più grandi sono le vendite, e poi mettiamo la vendita nella label. E ancora la regione, anzi, la invertiamo. Cliccare qua su label, aprire e magari la regione scriverla un po' più grossa in grassetto. Così vediamo che la regione centrale ha avuto 1.720.000 di vendite. La Nord 625.000 e 591.000. Se io adesso trasporto lo stato nei dettagli, vediamo che viene aggiunto il dettaglio che riguarda lo stato. Beh, se adesso noi mettiamo color, ci viene mantenuto il colore che riguarda la regione di cui fa parte, ma viene applicata una sfumatura diversa per ogni stato. E la sfumatura possiamo ad esempio dirgli che la vogliamo in base alle vendite, discendente magari. E così abbiamo tutti gli stati della sezione centrale che dal più scuro diventano sempre più chiari, questi hanno avuto vendite maggiori, quelli sotto hanno avuto vendite minori. In un grafico come questo potrebbe essere interessante andare a modificare quello che abbiamo dentro al tooltip, ad esempio la regione non ci serve perché ce l'abbiamo già scritta qua, quindi la possiamo cancellare. Lo stato, possiamo scrivere, questo è lo stato, poi lasciamo uno spazio così viene fuori scritto. Le vendite ce le abbiamo già, non ci interessano. Magari possiamo aggiungere il profitto qui, così se adesso apriamo il tooltip avremo il profitto che può essere inserito come campo dinamico. Questo è lo stato che ha avuto profitti per, e adesso andiamo a vedere, questo è lo stato Île de France che ha avuto profitti per 44.000, questo è lo stato Nordrhein-Westfalia e via dicendo. E con questo abbiamo visto più o meno tutte le opzioni per inserire etichette, formattare colonne, righe, sfondi, testi, formattazioni di ogni tipo e ci vediamo presto con il prossimo tutorial. Ciao!